Salve a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video di Mutant Hero I'm Zero. Happy that you took on this mission to find Hammond. As you go deeper into the zone, questions will arise in your heads. You'll ask yourselves how this world became a wasteland. I'll tell you. A long time ago, a strange disease sprang up in a city not too far from here. A vicious disease. The eyes of the victims would go red. They would bleed from their ears. Hence its infamous nom de plume, the Red Plague. Within 40 years, the plague destroyed most of the human race. A quick rake of death scraping across the face of the planet. It was nature's revenge. Revenge against the greed, the arrogance, the egos of humans who thought they were gods. We call these fools the ancients. We don't worship the ancients like the madman in the zone do. Because our salvation doesn't depend on false gods who live in the heavens. It doesn't depend on the mirage of paradise beyond the zone. Our salvation depends on us. Us means humans and mutants together. And as two of our resident mutants, I bet you wonder who you are, where you come from. I wonder too. We all do. When I found you in the zone, you were shivering, naked, memories completely wiped. We took you in, taught you, and now you serve us as our hunters, our trackers, our warriors. We are indebted to you, stalkers. Never turn on each other. Hear me? Ho capito. Salve, quindi dicevo, sono tornato indietro perché volevo potenziarmi, perché così non sono in grado di riuscire a farlo. Ho provato vari modi, ma niente, quindi va bene. Thank you for letting this old man ramble. Go in peace, stalkers. Ok, e quindi volevo vedere se effettivamente potevo fare qualcosa di buono. Allora, andiamo al bar per dare le reliquie, che ne abbiamo una. Sblocco uno slot bomba extra, aumenta il tempo di dissanguamento, quindi il tempo che questo ci mette a morire, sarebbe utile. Aggiunge più uno a danno da fuoco alle bottiglie incendiarie, che non sarebbe malo. E poi questo aumenta di 3 punti salute i kit medici. Io punterei a quello, ragazzi. Purtroppo abbiamo solo un manufatto, ci tocca andare su questo. Va bene, me lo dai? Sì, grazie, molto gentile. E adesso abbiamo 0 manufatti. Ovviamente, non possiamo comprarli. Quindi... sì, tanti saluti. Allora, negozio di lei, vediamo cosa c'è, ci dà più che altro. Typical standard issue med pack. Infatti quelli mi interessavano. Mi interessava anche questa, che se riesco a silenziarla non sarebbe malo, che fa 5 punti. Questo è proprio un classico fucilazzo da secchinazzo. Magari darei la pistolina a Bormir e darei questo fucilazzo a lei, ma non è per il costo, perché 120 ce li abbiamo. È proprio per un problema diverso. Questo cos'è? Fumogena. Ah, vedete? È qua. Il mirino è qua e va bene. Così siamo in 180. Il problema è che non ho il silenziatore. Questo non dice che è silenziata. Dice solo critico, danno, eccetera. Non dice nient'altro. Kit medici. Voglio aspettare di vedere qualcosa, perché devo capire come impiegargli al massimo i soldi, perché ne abbiamo pochi. Allora, il bar, abbiamo visto cosa c'è, l'officina. Vediamo un po'. Their screams alert nearby ghouls and sends them running straight for you. Ah, perfetto. Next time you see a shaman, shut him up before all. Perfetto, è finito di parlare, ti ho fatto finire di dire. Qui dice silenziata. E quella di Dax. E allora, se voglio potenziarla. Per potenziarla, quante ci vuole? Non mi dice. Io la seleziono, mi direi qualcosa. 60, non ci arrivo. Con 60 mi aumenti di 1. Non mi aumenti di tanto.
Vediamo la sua... l'arma di lei, che è questa. Se io volessi... allora, qui c'è qualcosa. 30 portata armi. Cosa fa questa? Ah, ecco, un danno critico aggiuntivo, avete probabilità di disattivare i nemici ro. Questa sarebbe stata utile. Molto utile, perché così se disattiviamo il robot... forse è l'unica soluzione che possiamo provare a fare. Dopo possiamo smontare queste migliorie, perché non so se metterla questa mi convenga tanto. Avrei preferito metterla più l'altra. Spero si possono modificare dopo. Sì, si possono togliere. Credo. Non so come. Ma rimuovi accessorio X. Ok, sì, sì, si può togliere. Scusatemi, devo guardarci. Allora, abbiamo 35, quindi possiamo potenziarla di 1 e non sarebbe male. Per niente. Sì. Ok, sì, sì, mi dice livello 2 più 1 di danni più danni di critico. Mi sa che è l'unica, ragazzi. Perché sennò ho paura che non ce la faccia. Facciamo così, va. E vai, perfettico. Almeno così abbiamo potenziato l'arma silenziosa e siamo a 2. Quando troviamo una terza vediamo un po' come fare. E vabbè, è andata abbastanza bene. Io volevo smontare una di queste che non ci serve a niente. Se la trovo smonta, non è questa, ma è questa. Mi dà 11 pezzi. Ottimo. 15, siamo a 16. Beh, già qualcosa. Se riesco a smontare quelle che non ci servono, o magari le compro a basso prezzo, spero, e poi le smonto, ci prendiamo degli altri pezzi da poter potenziare magari questa poi, o questa. Poi vedremo. Va bene, ragazzi, sono contento. Non contentissimo, ma contento. Quindi andrei qua. Speriamo bene. Cominciamo le dita, perché insomma... dove devo andare? Qua. Volevo andare a vedere qua cosa c'era, ma non ho capito bene. Ma hanno fatti trovati 2 su 12. Biglietti trovati 3 su 25. Quali biglietti? Ah, i biglietti per terra. Però non mi dici dove mancano. Avrei gradito una cosa migliore, perché così devo girare a caso. Non è bello. Va bene, andiamo qua. E speriamo bene, perché... sì, insomma... ok, meno male che c'è il viaggio rapido, sono abbastanza felice. Allora, ritorniamo al nostro ovile e vediamo un po' se riusciamo a farcela. Adesso siamo un pochino più potenziati e contro un cyborg dovremmo poter fare qualcosa, dai. Sono un po' preoccupato, infatti, perché loro sono livello 10, non è molto giusta questa cosa. Sarebbe bello se noi potessimo andare dall'altra parte, effettivamente, a vedere se qua... andiamo a vedere un attimo, tanto non ci costa niente, tanto ci dobbiamo andare a vedere se questa magari è una zona dove ci sono dei tipi di livello un po' più basso da poter livellare, arrivare a livello 10 e poter andare da loro. Perché ne dubito, perché comunque ne dubito, tanto qua eravamo già andati. Perché secondo me è solo peggio. Allora, dove... Cavarola si va, di qua. Ho l'impressione che più avanti andiamo più alti sono, mi sembra logico. Però magari fare una zona dove ci sono alcuni più bassi per poter livellare, o magari uno alto da poter scotennare che è da solo, non mi dispiacerebbe. Ok, ci siamo quasi, tanto qua abbiamo visto che non c'era niente e possiamo andare. Ok, ci siamo, credo. Ci siamo il cazzo, dove cazzo devo andare? È strano però, dice che dobbiamo andare qui e non c'è via d'uscita. Ero abbastanza sicuro. Quanto gradirei una mappa, ma proprio tanto. Diceva di andare qui il cartello. Ah, dobbiamo andare di là, scusate. La mia cecità ha colpito di nuovo. Eccoci qua. Ma non siamo venuti da qua? Allora di qua. Ok. E di qua siamo al punto di... dobbiamo andare qua. Ma ragazzi, scusatemi, ma non ci sono più con la testa. Il cervello è andato a quel paese. Stavo andando al punto dove dovevamo andare, non al punto dove avrei voluto andare. E di qua. Ok, adesso ci siamo, dai. Abbiate pazienza. Ce l'ho io. Provate a vederla anche voi. Allora, siamo arrivati? Sì, perché questo è lo sfogo, lo snodo, lo sfogo, mamma mia. Non ci sono più con la testa. Ecco lo snodo, possiamo andare tranquillamente e vedere cosa c'è. Oh, vediamo questa zona nuova. Che cos'è? Non si capisce. Ce lo dirà, spero. Vediamo.
Gioco, dimmi qualcosa. L'angelo caduto, nuovo luogo scoperto. Ok, vediamo se questo nuovo luogo scoperto ci offre qualcosa di interessante, perché insomma, io direi che ci fossero... Ecco, qualcosa c'è. Rottami 6, che fanno sempre bene. Ci servono tanti rottami. So I was talking to Iridia, and she told me about this ancient machine she had seen out in the zone, not too far from here. She said it looked like it had fallen from the sky, crashed into the ground, and it spread more than enough scrap around for us. Ottimo, ottimo, ottimo. Se parla di un veicolo, presumo. Se ha sparso rottami per tutto il... I didn't sign up to hunt some ghoul looters. This is ridiculous, they're everywhere. Mi sembra da solo, sto animalo. Mi sembra tanto da solo. E laggiù. Ok, aspettiamo che ritorni qua, perché questo è da solo. Ed è a livello 5? Oh, ma allora era qui che dovevamo andare. Bene, sono abbastanza contento. Dai, vieni qua, piccolino, che ti devo fare un salutino. Oh, vedete che sta arrivando ed è da solo. Mettiamoci già in zona. Ok, perfetto, non ci ha visti, eh. Turno giocatore, nessuno ti ha avvistato. Ok, nessuno ti ha avvistato. Leggiamo quello che ci dice il nostro caro gioco. Allora, io potrei mettere uno qua e ho il 100% di critico. Poi metterei lei qua e ho 75%, mi va bene lo stesso. Non uso il turno, vai. E lui lo mando a quel paese, perché dove lo mando? Senza che mi veda. 75, 75, così mi vede. Ok, proviamo così, benissimo. Allora, iniziamo con quelli silenziosi. Vai, 100% critico. Ah, è morto, ottimo. Serves you right. Perfetto. Oh, così mi piace giocare. Almeno così c'è possibilità, se no siamo troppo fuori fase. Vedete, un altro livello. Ok, adesso lui sta scotenando tutti. Oh, un altro livello, quindi 8, e possiamo mettere 4 qui. Eh sì, abbiamo più punti e mi interessa parecchio. Perché adesso io quanti punti ho con Dax? 6 più 3. Adesso avrò quanto? 6 più 4. Ok, uno in più sicuramente male non fa. Perfetto. Ottimo. Poi lei, lei è ancora sull'interdetto, eh. Perché cosa c'ha di buono lei? I ripari bassi agiscono come quelli alti. Avete un'azione dopo. E questo però sono a ricariche. Ricariche non mi piacciono per niente. C'è qualcos'altro che non sia ricarica? Questo. 50% di probabilità di colpo critico quando spari da una posizione sopraelevata. Questo più quello. 50% di probabilità di critico. Cioè, più possibilità di fare il doppio del danno. Non sarebbe male. Invece questi sono tutti un punto, un punto, un punto, che non dice un cazzo, perché... Non dice un cazzo. Perché io farei 5 più 2, 7. Più questo e questo. Mi serve tanta... Tanti punti mi servono. Accidenti a me. Ci devo riflettere. Io direi che tanto è inutile arrivare fino a qua, perché spendo solo per un punto. Facciamo così, dai. Mettiamo questo. Tanto lui mi dice, non mi dice che ha solo un costo per equipaggiarlo, non per usarlo. Quindi sì. Perfetto. Non mi dice come poterlo usare, ma spero me lo dica più avanti. Ok. Questo qua invece ha un uso. Vedete, ogni due uccisioni si ricarica. Però comunque dice praticamente effetto sull'aria, disattiva il movimento del nemico per un turno. Quindi impedisce a lui di muoversi, ma non di attaccare. Comunque sono cose che possono essere utilizzabili. E non è male. Due alla fine. Facciamo presto a ammazzare due. Ok, e questa è andata. Dobbiamo puntare su questo qua, che ne voglio 6. Adesso ne abbiamo solo uno, e quindi sì. Lui ha 4 punti. Siccome questo è utilizzabile, e non mi interessa, questo è utilizzabile. Questo no, non è utilizzabile. Sì, scusate, è utilizzabile. Stavo guardando se effettivamente no, sono tutti... A parte questo, che non mi interessa, o questo. Questo non ha costi. Quando subisci danni, fuoriesce del fumo. E che cazzo serve? Il tuo corpo... forse divento stealth? Non lo so. Comunque prima di arrivare a 10 dobbiamo finire il gioco. Quindi io direi di usare questo, che è un punto in più. Non fa male. E... sì. Vai.
Qui ha un sacco di punti adesso. Almeno lui mi rimane in vita fino alla fine dei giorni. Ecco qua, perfettico. Ah, io direi che abbiamo usato tutti i punti che potevamo usare e possiamo andare avanti. We are heroes. Grey One will love us. Make us her favorites. Grey One is our leader. Si arrabbia quello là. Un robot. Di livello 5. Un robot di livello 5 potrebbe essere più alla mia portata. Vai. Vediamo un po', perché non sembra che ci sia nessuno. Oh, Dax va bene così. Lei la metto. La metto qua. La uso in puntazione. Beh, puntazione lo puoi anche usare, non mi interessa. Perché tu ne hai uno di puntuazione, no? Quindi puoi usarlo. 100% critico, 100%, no, cioè scusa, 100% e 10%, no, allora voglio questo che ne hai 25, scusa, non ho capito. E questo Bormir, che non prende un cazzo, da qui 50%, così mi vede, così mi vede, così mi vede, così mi vede, così non mi vede. 50%, vai, mettiamolo qua, e 30%, va bene. Vediamo come ultima chance. Il robot faccio poco con lui. Io andrei a vedere un attimo lei. Cosa succede? Proviamo. Ok, gli ha fatto 3 danni. Ha avvisato di un atteggiamento furtivo. Ok. Vediamo un po'. Ok, purtroppo non faccio molti danni, ma lo so. Purtroppo adesso lui fa un danno atomico. Critico colpo. Se io facessi così, portata 50, proviamo. Se riesco a far critico non l'ho ucciso. A vuoto, perfetto. È ottima la cosa. Un po' male, un po' peggio non poteva andare, porca di quella porca. Cavolo. Adesso che me l'ha 50 milioni di forzi. I'm on my way. Porca vacca, mi scordo sempre di salvare. A vuoto. A vuoto. Sì, ma poi no, chiamalo nell'altro livello proprio direttamente di là, perché tanto è poco così. Ecco, ovviamente. Ovviamente adesso mi tocca spostarmi e ammazzarli tutti quanti. Quel cazzo. No, non è possibile, dai, prova a caricare perché non si può andare avanti così. Vabbè, scusate tanto, ma questo è un gioco di strategia che va fatto in un certo modo e finché non capisco bene il gioco. Allora, niente. Qui in teoria. Però è strano che se lui non ha nessuno che lo circonda, riesce a chiamare qualcuno. È un po' così. Proviamo lui. No, perché arriva altra gente. Il telefono sta zitto un secondo. Adesso lo abbasso, scusatemi. Ok, così almeno non abbiamo più scassamenti di marroni. Allora, stavamo dicendo di trovarli isolati, perché sennò è un casino. Io vorrei tanto l'arma silenziata di lui, perché sennò io ho un colpo in meno. Ok. Adesso si è allontanato abbastanza. Lui è di livello sufficiente per riuscire a fargli del male. Vai. E dovrei poterlo prendere tranquillamente da solo. Allora, questo uso un punto movimento, però mi vede. Dove? Così non mi vede. Ok. Allora, proviamo subito con lei a sparargli. Ok, e ci siamo. Proviamo con lui a sparargli e ci siamo. Oh, cerchiamo di fare le cose fatte bene, ragazzi, perché sennò è un casino. Perfetto, adesso non ha avvertito. È così che mi piace, perché sennò viene fuori un casino. Tutti in una volta io non ce la posso fare. Allora, vediamo un po' di esplorare un pochettino il luogo, perché l'ho esplorato proprio malo per cercare di arrivare qui. Riuniamo tutti. Io sono arrivato da là, ho esplorato solo la sinistra e non la destra. Quindi vediamo, adesso possiamo anche andare un po' più veloci, tanto non succede niente. Allora, noi siamo venuti da di qua. E non c'è niente, vero? No, non c'è nulla. C'è la strada normale, ok, perfetto, era per capirci, eh. Allora, cerchiamo di prendere altra gente tutti quanti alle spalle, cioè alle spalle senza che ci vedano,
perché lo stealth in questo, ok, vedete che c'era qualcosa, lo stealth in questo gioco per il momento è molto, perché non abbiamo tanti potenziamenti e loro sono più forti, quindi cerchiamo di trovare sempre quelli del livello adeguato, cerchiamo di livellare in modo che comunque noi abbiamo più possibilità di colpire, perché è sempre quello il problema, la probabilità di colpire. Ok, vedete che è grigio adesso il livello, quindi noi abbiamo più probabilità di colpire rispetto a lui. Ok, ok, vediamo di fare con lei, avvicinarlo un pochino. Ok, così non mi vede ancora, perfettico. Allora, cominciamo. Lei, una bella sparata. Vai. Ah, l'ho ucciso. Ah, vedete, così, così mi piace. Così mi piace. Vai. Perfetto, così abbiamo almeno limitato i danni al massimo. Ok, andiamo altre cose. Rottami, sfruttami. E qui cosa c'è? Wow, un manufatto. Testa frutta hype test. Questi sono i classici MP3. Sì. Questo adesso ti dirà un sacco di cretinate. Allora, comunque abbiamo trovato finalmente un manufatto che comunque serve. Allora, qui dove si va? Si va in un'altra zona, dopo ci andremo, Adesso vediamo di... cerchiamo di... salviamo, perché sennò viene fuori il macello. Ok, salvato. Almeno così ricomincio da qui. Vediamo un po' cosa ci può essere. Non vedo nessuno, Intanto qui... biglietto! Ok. Autorizzazione solo livello alfa. Protocollo di emergenza Mimir 242D15 e EP2242D15. Articolo I. In caso di compromissione... compromissione del governo, i custodi delle chiavi saranno convocati al luogo Teta. Una volta lì riceveranno gli ordini opportuni in base al livello di emergenza. Articolo II, penso due, primo e secondo sarà. In caso di violazione ostile da parte di soggetti esterni o interni, i custodi delle chiavi saranno convocati al luogo Nova. I custodi delle chiavi saranno accompagnati da almeno 5 agenti. Gli elicotteri di evacuazione sono stati collocati nelle seguenti posizioni: A, 34 sono coordinate, B, eccetera, ok. Dovrebbe essermi utile questa cosa? Non lo so. Oh. Oh. Let's get this open. Interessante. Dammi un'arma, dammi un'arma. Dammi un casco. Perfetto. Chi lo indossa è immune ai colpi critici. Questa è una cosa interessante. Molto interessante, perché vorrei darla a lei. Colpi critici immune. Ah, lei mi ha detto che ci diamo questo, scusate, ma mi ero sbagliato. Armatura. Gli diamo questa. La volevo dare a lui. Ok, armatura gli diamo questa, perché io non ho fatto un cazzo prima. Ok, dai, così siamo a posto. Vedete che adesso lui ha più vita, più tutto. Tanto lo troveremo, l'armatura. In taga. That's funny. Saw a storybook in the ark about the ancients. They were wearing suits of armor just like this. Armature sono queste. Queste sono... ok, c'è qualcuno, Oh, oh, oh. Interessante. Ok, adesso cerchiamo di uscire vivi da qui. Andiamo a fare un giro di là, perché probabilmente c'è... infatti c'è qualcosa. Oh, quante belle cose. Qui c'è qualcosa che dopo ci andremo. Qui c'è ancora qualcosa, rottami, grande. Guarda quante roba c'è. E dopo qui si saliziona. Mamma mia, quanti rottami, che felicità. Ok, sono riuscito a prendere lo stesso. Allora, tutta gente bassa, però abbiamo visto già la fine che facciamo, quindi per il momento andiamo qua. Tanto qua non ci vede nessuno. Se avessi qualcosa per poter attirare sarebbe tanto bello. Andiamo un po', vai. Perfettico. Perfettico, nient'altro, vero? Quindi abbiamo fatto il giro, bene, sono contento, dai. Abbiamo, oh, trovato tante cose. Mamma mia, quanta roba, ragazzi. Sono contentissimo, veramente felice. Abbiamo preso una vagonata e mezzo di roba. Non male per niente. Ok, direi che ci possiamo anche fermare qua, così dopo nel prossimo episodio facciamo una strategia fatta meglio. Tac, spegniamo la luce. E niente, io per il momento vi invito a lasciare un like e un commento se vi piace la serie, e fammi sapere cosa ne pensate. E per adesso vi do saluto da Shiva. Ciao ciao.